Avevo 15 anni e finalmente il ragazzo che mi piaceva tantissimo mi stava parlando. Ci siamo andati a sedere su un muretto, su una spiaggia, e a un certo punto un gabbiano mi ha fatto cacca in testa, al centro della testa. Fine. Di tutto. Fine. Gli ha fatto cacca in testa, fine di tutto, fine del rapporto, del muretto, non c'è più niente, capito? Il nulla, capito? Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata. San Valentino ormai è giunto e per carità l'amore ci piace, piace a tutti quanti, però insomma il romanticismo a tutti i costi ha un pochino rotto le scatole, no? Ecco perché il mio video per San Valentino sarà tutto tranne che tenero. Insieme agli amici di Girella, infatti, vi ho chiesto di farmi sapere quali sono state le vostre figuracce in amore e soprattutto in che modo ne siete usciti o come avete rigirato la situazione a vostro favore. Devo dire che vi siete sfogati. Ma partiamo subito col video. Per un tema così importante ho deciso di chiedere aiuto a un ospite internazionale, una persona che non ha mai festeggiato un San Valentino in vita sua, solo dalla nascita, mio fratello Gabriele. Ciao Tristi. Allora, il San Valentino è una festa che non va festeggiata, a prescindere che voi siate fidanzati o meno, scappate, andate via. Ma perché stai facendo questo appello alla nazione senza che nessuno ti avesse chiesto nulla? Senti, partiamo con i messaggi. Ah, grazie, Gabriele, quando Partiamo vuoi con i tu. messaggi che non vedo l'ora di finire questo. C'era questo bambino che mi piaceva, no? E allora volevo dichiararmi. Così un giorno andata lui e gli chiesi: "Ehi, scusami, vuoi stare con me?" E lui mi rispose: "Dove?" Io, presa. Che dai un'occhiata? No, occhi scuri, labbra carnose. Vuoi stare con lei, cara? Dove? Mi aveva chiesto di uscire la sera, ma non ci eravamo dati un orario preciso. Io mi trovavo in piazza con una mia amica seduta sulla panchina. Lui arriva con la macchina e entro nella macchina e gli do anche un bacio sulla guancia, tutta guancia pronta per la serata, finché lui mi dice: "Guarda, veramente ancora devo andarmi a fare la doccia." Tu se tu esci alle 6 del pomeriggio devi stare in piazza appuntamento col panino. La figuraccia peggiore che ho fatto in amore è stata quando ero in Brasile e mi ero incontrata con il ragazzo che mi piaceva da 2 anni. Due anni che lo Eravamo seduti guardava sulla panchina da lontano solo per guardarlo. stavamo guardando il tramonto, una scena romanticissima. Via col vento. Lui mi dice: "Ti amo." Il problema è che io avevo capito "vamo", che sarebbe "andiamocene". Presi la mia giacca, mi alzai E me ne e andai. andai via, Punto. pensando che lui mi venisse dietro. Sta ancora piangendo lei. Non No, sai lei se si sta sta ancora alzando. Tipo, io questo voglio sentire, vi prego, mandate roba così. Bravissima. Ma lei poi è tornata E lei indietro? No, forse stava ancora tornando sta. indietro, ma lui già era Lui diventato già si era avvocato, si era sposato, sposato. aveva 3 figli. Stavo uscendo da poco con un ragazzo e un giorno mi suona una promemoria del telefono che mi dice: "Compleanno, amore mio." Io nel panico perché non avevo preparato niente, nel giro di 2 giorni dovevo organizzare tutto. Alla fine riesco a organizzare questa benedetta cena con tanto di "buon compleanno, amore", torta con. Lui entra, io gli urlo: "Buon compleanno!" Era il giorno del compleanno del mio ex moroso. Mi ero dimenticata di togliere il promemoria. No, io ti tolgo il saluto. Nel senso, non è No, che no, 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 l'intelligenza vuole, cioè. l'intelligenza non esiste in amore. Le Sì. più grandi menti sono diventate dei cretini in amore. Un'estate sono stata con questo ragazzo, beh, niente di che, insomma, relazione normalissima, cotta estiva. L'anno dopo ci rivediamo, amici, Niente di come che, se nulla anche l'anno dopo fosse. peggio dell'anno prima. E eravamo seduti sulla panchina a chiacchierare con altri ragazzi, faccio una sigaretta, passa mia zia, gli faccio: "Ciao zio." E anche lui la saluta: "Ciao zio."
Abbiamo scoperto di essere cugini. Io sono andata in bagno perché mi teneva e mi sono dimenticata di aprire la finestra. Però che esco e lo vedo alla mia destra, rivolto verso mia madre, che chiede se può utilizzare il bagno. Ed è resistito 30 secondi, dopodiché è uscito con una faccia che manco da Chernobyl. Andavo alle scuole elementari. Era il giorno di San Valentino e finalmente avevo l'occasione per regalare un pensiero alla ragazza che mi piaceva. Non ebbi il coraggio di portarlo con me. Mio padre, credendo mi fossi dimenticato il regalo a casa, già inizia malissimo, me lo portò dopo 2 ore a scuola. Lo diede al bidello, che entrando in classe chiese a gran voce di me. Tutti i compagni notarono il regalo ed iniziarono a osservarmi basiti, chiedendosi per chi fosse il pensiero. Durante la ricreazione di nascosto misi dentro lo zaino il regalo con annesso messaggino alla Ted Mosby, qualcuno capirà. Non ricevetti neanche un grazie. Ancora oggi la vedo per strada e non la saluto. La prima friendzone non si scorda mai. Addio. Ma io non ho mai fatto una cosa così. No, tu l'hai fatto. Tu una volta hai fatto il cuore, io mi ricordo. Gliel'hai dato tipo davanti scuola e poi dico, questo è per te. E poi sei scappato come un razzo tipo per 100 chilometri. Trovarmi in macchina con lui a scherzare e poi avere un attacco di nausea, scappare via dalla macchina e vomitare la cosa più orrenda è che lui mi ha seguito e tenuto la fronte mentre vomitavo, volevo morire. Quindi ti amava se ti ha tenuto la fronte. Magari l'ha tenuto, magari ha tenuto la fronte per non farla vomitare in macchina. Cioè, l'ha preso la testa e l'ha spinta fuori dal finestrino. Una volta ero al mare assieme al mio ex ragazzo dell'epoca. Niente, usciamo dall'acqua, ci sdraiamo sulla tovaglia e anche... Lui mi passa gentilmente, anche un po' eroticamente, la mano sul viso e vedo che si sofferma sul naso e tira fuori una taccola. Poi l'ha preso e l'ha lanciato nell'acqua per fargli fare i salti dei sassi. Ho sognato che non so dove c'è. Organizza il primo appuntamento, arriviamo con la macchina al palaghiaccio, il palaghiaccio era sotto sequestro, cambiamo programma, arriviamo al lago, c'era talmente tanto vento che potevamo volare via anche noi. Aveva organizzato poi una bellissima sorpresa, che era una lanterna di carta cinese e... la lanterna prende fuoco. No, oddio, no, te lo ricordi. Con praticamente si era fatto, no, aspetta, uscì come una... avevo fatto una pianta del quartiere, sì, me lo ricordo, e ogni tappa bisognava ogni... comprare un... bisognava comprare qualcosa da mangiare, praticamente tornavi dall'appuntamento con 3 kg in più in apnea. Cioè, e poi l'appuntamento durava 20 minuti. Non è che... Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio mio fratello Gabriele che è riuscito a portare la dose di cinismo necessaria per, insomma, spingervi definitivamente al suicidio. Ma allo stesso tempo vi voglio far riflettere su una cosa. Se tutte queste persone sono riuscite a sopravvivere a queste figuracce... Questo non è detto però. Non è sicuro, però diciamo che voi potrete sopravvivere tranquillamente anche a questo San Valentino. Io vi saluto e naturalmente vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao! Se ne mangiamo un'altra.